mega pacco da Amazon. Pesantino. Cosa sarà? Vediamo subito. Bellissima confezione di Amazon. Ben imballato. Senza troppi colpi. Giusto, c'è uno qui e uno di qua, ma niente di grave. Qui c'è un bellissimo scalone per te, Rai. Allora, amici youtuber, siamo qui oggi per unboxare questo monopattino della iBike con le seguenti caratteristiche: freni a disco posteriori, ruote da 8,5 piene antiforatura, motore da 350 watt, dicevo, display integrato, luci a LED, anteriore e posteriore per la notte, pesa 12 kg e può portare fino a 125 kg di peso. In più c'è anche una borsa per il trasporto del monopattino. Ora, le caratteristiche sono fantastiche, bisognerà solamente sperare che non ci deluda. Andiamo ad aprire. Vediamo l'interno della confezione. Prego camera per inquadrare. Togli la testa per favore. Scusa un attimo, assistente, per favore. All'interno della confezione troviamo subito il caricabatterie, che è un caricabatterie da 42 watt, 2 ampere, carica rapida. Un attimo, adesso lo guardiamo. Ah, vuoi una spugna? Questa è una spugna. Questa è una super spugna. Però, scusami un attimo, intanto metti a posto questo, il borsone per il trasporto. Mettilo lì da una parte, papà cerca di tirare fuori il resto. È una bella spugna per te. Vai! Questo non so se riesco a toglierla. No! Così difficile, eh? Non sei molto d'aiuto, eh? Ecco qua, togli tutte le spugne che vuoi. Prendi anche questa davanti. Vai. Tira, perfetto. Allora, il monopattino è pronto. Sembrerebbe molto ben costruito, carino, almeno all'apparenza. Forse è un giocattolo? Forse è un giocattolo, sicuramente è un giocattolo. Sì, un giocattolo. Il sistema di aggancio dovrebbe essere semplice, infatti lo è. Praticamente il monopattino è già pronto. Io sono alto 1,80 m, il manubrio sembra essere adeguato ad un'altezza fino a 1,90 m, sicuramente va molto bene. Allora, questo è stato l'unboxing. Sì. Poi lo vediamo in un secondo tempo. Il display, qui c'è l'acceleratore, qui abbiamo il freno motore, campanellino e il freno posteriore, che è molto deciso, devo dire. Il monopattino arriva già praticamente assemblato, se non per queste due vitarelle che mancano, e adesso, anzi dovrebbero essere quattro in realtà, due per lato. Andiamo a vedere nella confezione e troviamo infatti un cacciavite con ben 5 viti addirittura. Ma non è questo, diciamo, l'importante per adesso. E la struttura sembra molto robusta, ottimo alluminio, non è neanche pesante, anzi
si trasporta molto, molto bene. Qui sul lato c'è un comodo cavallettino che tenevo in piedi. Le caratteristiche: freno a disco posteriore, le ruote piene. Dicevo, l'acceleratore, il freno motore, il campanello, l'impugnatura è molto, non sono ergonomiche, ma sono di una gomma di buona qualità. Qui troviamo un display integrato con una pressione prolungata, si accende, è molto elegante e lucido a specchio. Con un'altra versione si possono accendere le luci, che sembrerebbero essere anche abbastanza luminose. Qui vediamo l'indicatore di carica, dovrebbe essere 5 tacche a piena carica, e qui ci sono le due velocità che poi dovrò capire come si impostano, però sicuramente toccando questo pulsante. Dietro troviamo un LED che rimane fisso quando sono accese le luci, e quando si vena dovrebbe lampeggiare. Perfetto, lampeggia. Tutto qua. Qui sul lato troviamo il jack per la ricarica, una porta per la ricarica, il motore è nella ruota anteriore, le gomme sono anche abbastanza morbide, ci dovrebbe anche essere una piccola sospensione qui all'interno, dovrebbe essere leggermente ammortizzato. E qui sotto c'è il pacco batterie, che è da ben 7800 mAh con un'erogazione di 280 watt-ora, più o meno dovrebbe essere questo il dato tecnico. Qui c'è un gadgetto in acciaio, andiamo a precisare, spegniamolo, e sganciando il manubrio si serve ad agganciarlo, vedo, dove? Una parte. Non so dove aggancio, forse devo mettere un altro componente. Un altro componente da montare. Mamma! Sì? Vabbè, tutto qui per adesso, lo proveremo su strada.